Cari amici, ben trovati, buonasera a tutti. Stiamo registrando questo video in differita lunedì. In una giornata molto calda e soleggiata, scusate se ho il, il sole in viso, e siamo in una zona che è quella della Valle del Baccano a nord di Roma, dove avete visto prima una panoramica, ed è un posto a me molto caro. Vengo spesso qui a, a preparare gli incontri, e qui vicino poi vedrete in un baretto a pochi chilometri di distanza dove mi piace scrivere e buttare giù qualche riga per, per i post e per gli incontri come quello di questa sera. E di solito è un posto molto silenzioso ma stiamo facendo la ripresa qui con Steve e passano un sacco di macchine quindi se sentite qualche clacson o qualche rumore di auto scusatemi ma è veramente misterioso questo. E, e vorrei questa sera parlarvi di arte. Iniziare almeno a parlare di arte con un quadro a me molto caro. Aspetta, aspetta. Prima vi faccio un'introduzione. Ero con una mia giovane amica che si chiama Margherita, che saluto, e con la quale stavamo camminando a Roma e parlavamo di arte. E Parlando di quadri che ci piacciono, eh, le ho fatto vedere il quadro che staremo per, per presentare. E, e gli ho chiesto che cosa ne pensasse. E attraverso la sua risposta mi è, mi è venuto in mente di fare un incontro questa sera, quindi la ringrazio e prendo eh, la sua risposta come lo spunto, lo stimolo per l'incontro. Allora. Il quadro che immagino conoscerete tutti, o, o quasi, è un quadro di Hopper e si chiama In Ottambuli. Ora, personalmente è un quadro che amo particolarmente e, ed è un quadro degli anni 40-50, quindi in un periodo storico nel quale il disegnatore, il pittore americano. Eh, gli Stati Uniti vivono un periodo particolare, c'è la guerra, eh, c'è una guerra che sembra si stia per perdere, poi verrà vinta. E eh, Hopper è, è il padre probabilmente di, di uno stile che è quello del realismo americano, nel quale i pittori si dedicavano a dipingere con, massima, con massimo realismo le scene che avevano davanti. E in particolare, questo quadro qui è un quadro di... in cui c'è un bar che sembra Opera abbia per l'appunto copiato e dal quale Dario Argento prende spunto per. Profondo rosso, se ricordate, c'è Piazza San Carlo, che è una piazza meravigliosa di Torino, e, e c'è questo chioschetto nel quale iniziano le prime scene del film. Non esiste quel chiosco ed è ripreso da questo quadro di Hopper. Ora, questa è una stampa, non è il quadro originale, chiaramente, e, e, ed è una stampa che ho preso in un laboratorio di Siracusa. È molto bella, di alta qualità, e non la toccherò con le dita perché non sarebbe la cosa migliore. Eh, si, sì, se ti avvicini. Ora, la scena è quella di un diner, cioè un bar che prepara le cene, una cosa un po', un po particolare, tipica di quel periodo, negli anni, ripeto, 40 e 50 del secolo scorso, in una via buia in cui un barista serve tre persone. Ora, io ho letto tantissime interpretazioni su questo quadro e le trovo tutte molto belle e credo che ognuno aggiunga qualcosa e ogni, e ogni autore, ogni studioso, ogni critico d'arte abbia colto qualcosa, quindi io non ho assolutamente l'idea di cogliere di più, ma di dare un'impressione un estremamente personale, sono certo che troverete tantissimi spunti e quindi se anche ne trovaste e io non li menzionassi, siete anche invitati a commentare a darvi e, e a darci la vostra impressione. Il quadro si chiama I nottambuli e è un quadro che racchiude un capitolo di vita anche personale perché tante delle cose più belle che vivo con Piggy, con Jack, con Tesla, con Steve e con tanti amici con i quali spesso ci vediamo anche in questo periodo di dirette da casa, eh, sono proprio le passeggiate notturne che tanti post che ci scrive Piggy vengono da quelle camminate e, ed è anche... Quindi un momento nel quale tante belle cose mi sono arrivate ed è anche un momento legato a un capitolo di vita nel quale io ho un bar, ne stiamo prendendo uno nuovo in una zona di Roma Est, e, e quindi mi fa anche sorridere che, che anche qui c'è anche un po' del lavoro che faccio. Ora l'impressione che avrete in questo quadro, che era quella anche che mi diceva questa mia giovane amica, è quella della solitudine ovvero un barista guarda uno spazio indefinito. Guarda davanti a sé, probabilmente sta togliendo qualcosa da, da lavare. Queste due persone, che potrebbero essere una coppia, non si guardano, sono una con la sigaretta, una con qualcosa in mano e non c'è comunicazione. Gli sguardi sono spenti, un po' tristi, e uno guarda in questa direzione, uno guarda avanti a sé, nessuno dei due si guarda, mi sembra quasi che se tracciassimo una linea queste due figure non sarebbero assolutamente collegate tra di loro come potrebbero essere in una coppia e qui c'è anche una figura di spalle che sta consumando qualcosa sta bevendo e che di cui non vediamo nulla ma curiosamente questa figura è al centro del quadro e non sembra casuale il fatto che Hopper abbia deciso di prendere questa immagine di spalle oscura misteriosa e di averla messa al centro di tutto ora si tende spesso a sottolineare il pessimismo che c'è in, in queste raffigurazioni per le quali eh, si dà enfasi al fatto al momento nel quale c'è solitudine c'è distanziamento dalle persone c'è alienazione tutte cose che possono essere assolutamente vere e che comunque riguardano una parte della nostra persona e che tutti quanti viviamo mi piacerebbe scendere più in profondità nell'aspetto della solitudine e arrivarci insieme. E per ultimo, questo chiosco, questo diner, non ha un ingresso. Sembra quasi che nel gioco di, di prospettive, di, della pittura di Hopper, noi dovremmo essere uno spettatore, un osservatore, che non può accedere alla struttura. L'unica porta che c'è, infatti, è questa che è la porta della cucina, non è la porta di ingresso locale. E quindi, tutta questa scena, noi la possiamo vedere da fuori, in una strada che non ha lampioni, che non ha luci, gli appartamenti sono con le tapparelle alzate, eppure non c'è luce, e questo è un negozio, e vedete, non c'è, c'è cioè questo registratore di cassa, le vetrine sono vuote, e è emblematico tutto questo, perché c'è, nulla, c'è vuoto, c'è solitudine, c'è silenzio e c'è solo una luce tenue tra l'altro che viene dal bar. E quindi vorrei introdurre il tema della solitudine attraverso questo quadro, che ripeto, amo particolarmente e che insomma, so che tanti apprezzano e che conoscono. E quindi vorrei portarvi con una lettura di Ghigino Murti. Lo stile intanto se mi toglie il quadro ora la lettura che facciamo è tratta da un, un insegnamento una conferenza che ha tenuto Krishnamurti negli anni 70 in India e io l'ho trovata online tradotta da uno dei video l'ho trovata molto molto bella chiaramente straordinariamente profonda e commentare Krishnamurti è sempre molto difficile quindi perdonatemi se Spendo poche parole nel farlo, ma credo sia anche superfluo aggiungere chissà che cosa. La lettura è un po' lunga, mi sono permesso di tagliare alcune parti con tutto il rispetto, quindi scusate se tolgo qualche pezzo, eh, però appunto vorrei concentrarmi solamente sul tema prima proposto. Tutti conosciamo quel tremendo senso di solitudine nel quale né i libri né la religione servono più a niente quando tutto quello che rimane dentro di noi è un vuoto spaventoso. Quando Cristian Murti parla di religione possiamo parlare di spiritualità in generale. E abbiamo un'idea da occidentali che la religione sia quella che ci è stata trasmessa, magari battesimo, cresima, comunione, eccetera. E in India, come Krishnamurti, eh, nel momento in cui Murti parlava, in questa, in questa conferenza, ai Sagnasi, ai Bicu, insomma, tutta quella parte di, eh, di Oriente nel quale ci sono altre religioni, e comunque tutte portano nella forma più pura e assoluta alla scoperta di chi veramente siamo, sebbene poi. Abbiamo ricevuto strati e strati di, di altro, sul quale non c'è assolutamente nulla di male, semplicemente vederlo ci aiuta. E quindi, in molti ci parla di tremendo senza, senso di solitudine che tutti quanti viviamo. La maggior parte di noi non riesce ad affrontare quel vuoto, quella solitudine, così fuggiamo e andiamo a cercare rifugio nella dipendenza da qualcosa perché non possiamo sopportare di, di rimanere soli con noi stessi. Accendiamo la radio, leggiamo, lavoriamo, chiacchieriamo incessantemente, occupandoci delle cose più diverse dell'arte e della cultura, di stare su Facebook, di stare su YouTube, di bere, fare tutta una serie di cose che non ci permette di stare da soli con noi stessi. Infatti, quando siamo in casa abbiamo sempre tantissimi modi per distrarci, pulire, cucinare, che anche vanno benissimo, ma a volte quel buttarci su qualcosa è legato al fatto che abbiamo paura di star soli e quindi siamo costretti a cadere in altro. Molti qui le chiama con grande profondità dipendenze. Tra l'altro qui parla anche di arte e di cultura. E ci buttiamo sull'arte, ci buttiamo sullo studio. Non perché sentiamo un richiamo profondo, in questo caso, ma perché la paura di star soli ci permette, anzi, non ci permette in realtà di dedicarci a qualcosa con fine nobile, ma è semplicemente un modo per scappare e buttarci su qualcosa. E se va bene è arte e cultura, se va male sono birre, vino e canne, per esempio. Ma arriva il momento nel quale non possiamo fare a meno di imbatterci in quel senso tremendo di isolamento. Anche se abbiamo un ottimo lavoro in cui tuffarci disperatamente, anche se ci mettiamo a scrivere i libri, dentro di noi c'è questo vuoto tremendo. Se abbiamo un bellissimo lavoro e ci buttiamo perché c'è paura, c'è difficoltà, c'è il bisogno di non star soli, anche il più bel lavoro diventa meno bello, perché non ci godiamo più quel bello che c'è, ma stiamo fuggendo da qualcosa. E siccome vogliamo riempirlo, quel senso di isolamento, ricorriamo alla dipendenza. Ci rifugiamo nella dipendenza, nei divertimenti, nella religione, facciamo dell'assistenza sociale, ci diamo al bere, alle donne, facciamo di tutto per riempire quel vuoto. Vedete, anche fare volontariato, assistere qualcuno, potrebbe essere la scusa per scappare da qualcosa. Non che ci sia qualcosa di sbagliato, anzi. Chi fa il volontariato è una cosa meravigliosa e per il quale anche vi siamo tutti grati. Ma domandiamoci se effettivamente c'è qualcosa di vero nelle parole di Krishnamurti. Ma se ci rendiamo conto che qualunque cosa facciamo per riempirlo, per nasconderlo, non serve assolutamente a nulla, se ce ne rendiamo conto non a parole, vediamo l'assurdità di quello che stiamo facendo. Allora ci troviamo ad affrontare un fatto. Non è una questione di liberarsi dalla dipendenza. Il fatto non è la dipendenza. La dipendenza è solo una reazione a un fatto. Perché allora non affronto il fatto e sto a vedere che cosa succede? Ecco vedete, non sto combattendo la dipendenza. Non sto facendo qualcosa per vincerla, per non averla più. Sto vedendo che la dipendenza è scaturita da qualcos'altro. E in quel qualcos'altro dobbiamo essere presenti, attenti. Metterci in fronte, di fronte a qualcosa, affrontarlo per l'appunto. A questo punto sorge il problema dell'osservatore e dell'osservato. Un problemino. L'osservatore dice: Mi sento completamente vuoto, non lo sopporto, e fugge da questa sensazione. L'osservatore dice: Io sono diverso da questo vuoto, mentre invece l'osservatore è proprio questo vuoto. Non c'è un osservatore che stia vedendo quel vuoto, l'osservatore è l'osservato. Quando questo accade, avviene una rivoluzione tremenda nella mente e nel cuore: è un grandissimo click questo. Accorgersi che l'osservatore è l'osservato, che l'osservatore non è quel vuoto, sono cose straordinarie. E Cristina Monti le dice quasi come se fossero cose normali, in realtà sono di una straordinarità unica. Continuo la lettura. Non so se vi siete mai sentiti soli. Qui non lo dice perché è carino, ma avrà sicuramente detto vi siete sentiti soli, lo so già. <ride> Questo vale per ognuno di noi. All'improvviso vi rendete conto di non essere in relazione con nessuno. Ve ne rendete conto non intellettualmente, ma effettivamente. Vi sentite completamente isolati. Pensiero ed emozione si bloccano. Non sapete da che parte voltarvi, non c'è nessuno a cui possiate rivolgervi, né dei né angeli. È come se se ne fossero andati tutti quanti oltre le nubi. E quando le nubi scompaiono, vi accorgete che anche loro sono scomparsi e voi rimanete totalmente soli. Ma c'è una solitudine completamente diversa, una solitudine ricolma di bellezza, vedete qua. C'è una solitudine che è straziante e una che è piena di bellezza. Questa solitudine gli è necessaria. Quando l'essere umano non ha più nulla a che fare con la struttura sociale, fatta di avidità, ambizione, invidia, arroganza, quando smette di desiderare una posizione e il successo e si libera da tutto questo, allora si ritrova in quella solitudine completamente diversa dalla solitudine che ben conosciamo. Allora c'è una grande bellezza e il senso di una straordinaria energia. Quando la mente vive in uno stato nel quale non ha più bisogno di nulla, può conoscere la bellezza. Nessun altro stato può consentirle di avvicinarla. La solitudine di cui stiamo parlando non è isolamento. E non è nemmeno legato ad una capacità eccezionale in qualche campo. Essa semplicemente implica il sostegno della sensibilità, dell'intelligenza, della comprensione. Vedete, c'è una solitudine nel quale l'intelligenza mi porta a vedere la comprensione, eh, la maturità, mi portano a vedere che quella solitudine non è la solitudine di prima, nella quale mi sento abbandonato, ma è una solitudine nella quale qualcosa accade. Questa solitudine richiede che la mente sia libera da qualsiasi influenza e capace di non farsi contaminare dalla società. Questa solitudine è necessaria per capire che cos'è la religione. Religione significa scoprire, per conto proprio, se esiste qualcosa che è immortale, che è al di là del tempo. L'isolamento deve essere completamente superato se vogliamo scoprire una solitudine che non ha nulla a che fare con l'isolamento. La solitudine di cui stiamo parlando richiede una mente integra in cui, non ci, in cui ci sia armonia fra tutte le sue funzioni. La nostra mente non è così. Divide e separa tutto quello che tocca. È questo il suo modo di funzionare, quindi è condannata a vivere nell'isolamento. La solitudine di cui parliamo non separa, non è influenzata dalla, dalla frammentarietà, non è il prodotto della frammentarietà. La nostra mente è a pezzi, è piena di frammenti, è stata costruita e ridotta così attraverso i secoli e quindi non può conoscere quella interezza che è completezza. Solo quando la mente si rende conto dell'isolamento in cui vive, quando scopre la sua frammentarietà, può consentire che l'interezza affiori. Allora può esserci qualcosa che è incommensurabile. Sfortunatamente la maggior parte di noi si accontenta di dipendere. Vuole dipendere. Vogliamo compagnia, vogliamo degli amici e continuiamo a vivere mantenendo uno stato di separazione che inevitabilmente genera conflitto. Quella solitudine che è interezza non conoscerà mai il conflitto. La mente che vive nell'isolamento non potrà mai conoscere né capire quello stato che è senza conflitto. La maggior parte di noi non conosce quella solitudine che è interezza. Potete andare a fare gli eremiti su una montagna, ma inevitabilmente porterete con voi le vostre idee, le vostre esperienze, le vostre tradizioni, la conoscenza che avete accumulato. E qui, amici, facciamo una piccola pausa. Riprendiamo dopo la pausa da questo piccolo cambio location a poche centinaia di metri da dove eravamo prima. E qui c'è alle mie spalle una, una piccola stazione so, del servizio elettrico nel quale spesso vengo qua dietro nascosto a meditare l'estate in questo periodo che, che è sempre ventilato, si sta sempre bene. E essendo una giornata molto torrida adesso non sembra di aver visto tutto il caldo di oggi. E, e quindi ho grande gioia di portarvi anche in, qui, in questo luogo che, che amo molto. Continuo la lettura. Il monaco cristiano, qui cristiano lo dice Krishnamurti perché è in India, ma sicuramente se fosse stato in India avrebbe detto il monaco induista, il monaco in generale. Non è, queste etichette non ci occorrono. Il monaco chiuso in un monastero. Non conosce quella solitudine che è interezza. Vive con i suoi concetti teologici, con le sue immagini di idoli, con tutto quello in cui crede, con i dogmi legati al suo particolare condizionamento. Chiaramente non vale per tutti i monaci. Se pensiamo a San Francesco, a Padre Pio, chiaramente questo discorso potrebbe essere eh, non per tutti, per l'appunto. E si può dire la stessa cosa per il sannyasin, appunto, in India che si ritira dal mondo e vive in isolamento. La sua solitudine non è interezza, perché anch'egli vive legato ai suoi ricordi. Sto parlando di una solitudine nella quale la mente è del tutto libera dal passato. In questa libertà c'è innocenza, che è virtù. Forse voi direte: è troppo chiedere una cosa simile. Non si può vivere così in un mondo tanto caotico. Dove bisogna andare in ufficio tutti i giorni per guadagnarsi da vivere, per mantenere i propri figli e dove bisogna sopportare le lamentelle di tutti quelli che abbiamo intorno. Eppure io credo che quanto stiamo dicendo sia direttamente e strettamente connesso alla vita quotidiana, al nostro agire quotidiano, altrimenti non avrebbe alcun valore. Da quella solitudine, che è interezza interiore, proviene una virtù che è forza e che porta con sé una straordinaria purezza e gentilezza. Non ha molta importanza se si commettono degli errori, non è questo che conta. Quello che è importante è avere la sensazione di essere assolutamente soli, intatti, al di là di qualsiasi contaminazione. Solo allora la mente può conoscere, può cogliere quello che è al di là della parola, al di là del nome, al di là di ogni immaginazione. Uno dei fattori che alimentano la sofferenza degli esseri umani è il loro isolamento. Fatevi pure tutte le amicizie che volete, venerate i vostri dei, accumulate una conoscenza straordinaria, datevi incredibilmente da fare nel campo dell'assistenza sociale, discutete all'infinito di politica, ma non potrete minimamente scalfire quell'isolamento. Nel suo isolamento l'essere umano cerca di dare un significato alla vita. O se ne inventa uno, ma la sua solitudine rimane. Ora potete osservare questo isolamento per quello che è, senza fare confronti, senza tentare di sfuggirlo, senza tentare di nasconderlo, senza cercare di, senza cercare di allontanarvene. Allora vedrete che questa solitudine diventa qualcosa di completamente diverso. Noi non siamo integri, siamo il prodotto di un'infinità di influenze di migliaia di condizionamenti, di deformazioni psicologiche. Siamo il frutto della, della propaganda e della cultura. Noi non siamo integri e quindi siamo esseri di seconda mano. Quella solitudine che è assoluta integrità implica il non appartenere ad una famiglia, per quanto si possa avere una famiglia, il non appartenere ad una nazione, ad una cultura, il non dipendere da un'occupazione particolare. Significa avere la sensazione di essere degli estranei, estranei ad una nazione, ad una famiglia e ai loro modi di pensare e di agire. In quella solitudine che è integrità c'è innocenza, un'innocenza che libera la mente dal dolore. Ecco, amici, le parole di Krishnamurti sono sempre estremamente forti, estremamente potenti e possono creare degli stridori. Ma come? Non siate. Non sentitevi più legati alla famiglia, non è mandare a quel paese la famiglia, la mamma e il papà, non è abbandonare tutti e chi se ne frega, non è licenziarsi, ma è coltivare un distacco che a volte ci sfugge. E quindi c'è molta profondità e ci vuole anche un po' di maturità per coglierlo. E veramente l'augurio che faccio a tutti quanti, a cominciare da me che tutti possano cogliere che c'è di più di quello che alla mente potrebbe subito apparire. Tra l'altro, questa mente di Krishnamurti dice essere sempre frammentaria e quindi che non coglie l'unione di tutto e che c'è qualcosa di oltre. E quindi, ringraziando Krishnamurti, eh, facciamo un'ultima pausa prima di una, di una chiusura che sarà molto veloce. Allora cari amici, prima di chiudere vorrei innanzitutto approfittare per ringraziarvi tutti, la vicinanza che ci fa arrivare è sempre straordinaria e veramente non c'è modo per ringraziarvi che basta. E anche con la ripresa degli incontri in presenza per la quale siamo tutti super felici c'è modo di conoscervi di persona, di riconoscervi, di rivederci più avanti ed è una cosa che anche personalmente trovo straordinaria, e quindi nuovamente grazie. Vi ricordo i prossimi appuntamenti a Roma. Che sono il 14 luglio con Jack e Tesla in una passeggiata notturna serale per le vie della capitale. E anche un incontro che terrò in zona Roma Sud, zona Euro, il 24 luglio. Un incontro, una lettura con meditazione finale. Troverete informazioni e recapiti telefonici nel post dei prossimi appuntamenti su Facebook. Anche se avete piacere di sostenere la scuola eh, con la borsa di studi, i lavori che facciamo, i video, siate sempre invitati a, se volete a fare un'offerta, lascerò i contatti nel post in descrizione. E chiudo l'incontro con una poesia di Emily Dickinson, che si chiama Sola non posso essere. Credo in straordinaria attinenza con quanto detto questa sera. Sola non posso essere poiché schiere mi visitano compagnia senza traccia che elude chiavi. Non hanno vesti né nomi, non almanacchi né armi, ma case diffuse come gnomi. Il loro venire è annunciato da messaggeri interiori. Il loro andare non lo è, poiché non vanno mai. E quindi, cari amici, con questa poesia, vi saluto, vi ringrazio e una buona serata.